Siamo alla Schigino, ospiti del presidente Giancarlo Ribega del Perugia Club Zucchero Valnerina. Oggi hai un ospite particolare, Marco Negri. Come mai questa scelta? Ho voluto invitare Marco Negri perché innanzitutto è un giocatore che ha fatto la storia del Perugia. All'epoca anche dei Cavucci, lì che veramente ha ottenuto la promozione dalla B alla A, e quindi 2 anni era il terrore delle difese, in quanto è un giocatore veramente completo da tutti i punti di vista, sia tecnico che completo, giocatore completo. Via. Senti, siamo al 24 luglio, il tesseramento del tuo Perugia Club è iniziato da pochissimo, ma a quanto siamo arrivati? Siamo arrivati già a 104 tesserati. Penso quest'anno di sfondare il muro dei 130. A quanti chilometri siamo da Perugia? Perché questa è una cosa molto importante, non siamo in città di Perugia, quindi siamo molto lontani. Siamo a tanti chilometri da Perugia e quindi penso che il rapporto agli abitanti, io sono il primo club, come mi hanno detto anche già a Perugia lì, primieri, sono il primo club dell'Umbria come tesserati in rapporto agli abitanti. Quindi posso ritenermi soddisfatto e anche i tifosi qui in Valnerina mi stanno aiutando. Marco Negri oggi è a Scheggino a presentare il suo libro. Che libro è? Allora, innanzitutto sono onorato di essere tornato in Umbria, in questo posto che ha firmato la mia consacrazione e sono grato dell'affetto di tutti i tifosi. Ringrazio qua il presidente del Perugia Club che mi ha invitato, che ha preparato tutto questo, nonostante un po' di maltempo, però ce l'abbiamo fatta. Niente, questo libro qua ho voluto mettere nero su bianco, insomma, tutta la mia vita, i sogni che avevo da bambino, che poi per fortuna sono diventati realtà, e le mie esperienze, perché ho giocato in tutte le categorie, sono riuscito a vincere dei campionati, chiaramente sottolineo l'esordio qua a Perugia in Serie A e i primi gol in Serie A, che sono un traguardo per un attaccante, per un giocatore indimenticabile. Do tanto spazio alla mia avventura scozzese e poi insomma c'è il fine carriera. Tutto sottolineo fatto con dell'autocritica, nel senso che in un viaggio così lungo sicuramente degli errori li ho commessi, però a 40 anni si riescono a digerire e a rendere pubblici, e con tanti aneddoti e con la descrizione di tanti personaggi famosi. Ringrazio anche Rino Gattuso, Marco Materazzi e Alberto Zaccheroni che mi hanno fatto una prefazione e sono stati gentilissimi, e poi soprattutto del periodo scozzese, insomma, c'è qualche aneddoto veramente incredibile su Gascoigne, su personaggi veramente conosciuti da tutti. E niente, spero. Io sono molto contento, insomma, di quello che ho fatto, tant'è che spero al più presto di tradurlo e di andare anche in Scozia a pubblicarlo, perché, ripeto, c'è tanto della mia avventura scozzese. Però sono già contento qua di aver messo nero su bianco la mia avventura, che è l'avventura di un bambino, insomma, che è nato con questa passione per il calcio, per questo sport meraviglioso, che poi ha avuto la fortuna, perché ce ne vuole tanta, perché questo sogno diventasse realtà. Il tuo Perugia lo conosciamo, ma il Perugia che sta nascendo oggi, che sta guidando il tuo ex compagno di squadra Andrea Camprone, che te ne pare? Mi pare più che bene, nel senso che c'è Andrea, c'è Giacomino Di Cara, poi c'è Roberto Goretti, tutti amici che conosco bene, perché ho giocato più di un anno e li conosco bene, sono persone veramente in gamba, solide, di cui ci si può fidare. Il primo passo importante secondo me per Perugia, che era quello di ritornare perlomeno in Serie B, è stato fatto, compiuto. Adesso io penso che hanno comprato i giocatori giusti per, diciamo, una tranquilla Serie B. Poi la Serie B, insomma, l'entusiasmo c'è, la Serie B può avere delle grandi sorprese, c'è anche un mercato di gennaio che casomai si è lì nelle prime posizioni, si può ulteriormente rinforzare la squadra. Sognare fa bene, però penso che la cosa importante sia stare coi piedi per terra e consolidare la Serie B, che
per una città come Perugia deve essere proprio il punto di partenza, poi se dovesse venire fuori qualcos'altro meglio per tutti. Consigli per l'acquisti: se dovessi parlare ora con Roberto Goretti, chi consiglieresti per il ruolo di centravanti, che era il tuo ruolo con cui Perugia ti ama da tanti anni? Ma guarda, consigli sia Goretti che tutta la società non ne hanno bisogno. Io dico solo che ferma convinzione è che se vuoi centrare un obiettivo che può essere salvezza o può essere anche qualcosa di più, però in Serie B, in Serie A, devi avere un attaccante che ti può assicurare almeno 15 gol e allora tutto diventa possibile. Se non hai un attacco prolifico, si fa fatica. Quindi un attaccante, secondo me, che assicuri una buona dose di gol sia in casa che fuori casa ci vuole. Poi sapranno loro, insomma, chi prendere.